ECMA 2014, 100 anni di storia per il salone più importante della moto. Naturalmente anche la Federazione Motociclistica Italiana è in prima linea fra i protagonisti di questo memorabile salone, il più importante al mondo. Qua dentro i padiglioni, le novità 2015, là fuori MotoLive, decima edizione con le gare vere, e anche noi in prima linea, ovviamente in pole position con la moto che ha vinto l'Europeo Superstock con Faccani, e poi dentro il nostro stand della federazione quest'oggi le premiazioni del CIV dopo una stagione assolutamente brillanti, le novità del registro storico, il tesseramento 2015 che parte, tutte le novità che potete trovare naturalmente in tempo reale sul nostro sito e sulla nostra televisione. Vi aspettiamo qui ad ECMA. Campione italiano velocità Moto3 2014, 3-4 vittorie, una bella stagione. Sì, è stata una bellissima stagione, abbiamo vinto tre gare, a Misano avremmo vinto la quarta, però purtroppo c'erano le wild card del campionato spagnolo che avevano delle moto che andavano il doppio e purtroppo non ce l'abbiamo fatta a stare là con loro. Sono molto contento, ringrazio tutto il team che abbiamo lavorato benissimo tutto l'anno e basta. Allora, siamo con Cecilia Mazzoni, diciamo la beniamina di Motorhome, ma prima di essere una star quasi, è una motociclista. Quant'è che hai iniziato? Ho iniziato a 6 anni, mi ha regalato una moto così per gioco, mio nonno aveva un negozio di caschi e quindi diciamo che sono nata con il sapore dei motori. E da lì è iniziato tutto, la mia passione, il mio sogno, che non riesco a starne senza. Una stagione da incorniciare e anche un'esperienza importante con le telecamere di MTV. Infatti siamo nel programma di Motorhome su MTV, è veramente un bel programma, si vede proprio, sta venendo fuori una roba fatta bene e sono veramente molto contento. Quindi appuntamento su MTV? Tutti i giorni alle 16, canale 8, Digitale Terrestre.
2014, l'edizione del centenario di questo salone, il più importante al mondo, è ormai praticamente alla conclusione. Migliaia di appassionati e noi qua allo stand della Federazione Motociclistica Italiana, accanto a questa mitica Yamaha con la quale Giacomo Agostini ha vinto il campionato del mondo. Davvero un grandissimo successo anche per questa edizione 2014, soprattutto anche per noi della Federazione Motociclistica Italiana. Vi ricordiamo il nostro registro storico per quanto riguarda le moto d'epoca con l'iscrizione online, e naturalmente per tutti gli appassionati vi aspettiamo sul nostro sito, sui nostri social, con i calendari 2015 e pronti a una grande stagione agonistica del prossimo anno. Ciao, a presto!